Bene, 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 eccoci di nuovo in diretta a 19:34 minuti in questo quindicesimo giorno di settembre qui a Radio 6 98.100 in modulazione di frequenza, la radio dei tifosi della Lazio. La radio dei tifosi della Lazio è praticamente in diretta anche su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre, che ci ha permesso di coniare questo nuovo slogan: la radio che si vede, la televisione che si sente. Noi siamo quelli della libertà, io sono Stefano Benedetti, buonasera a Federico Terenzi. Buonasera a tutti, pronti e carichi, e l'estate sta finendo, come cantava qualcuno. I Righiera, chi era? I Righiera, erano loro, l'estate sta finendo. Non so se abbiamo pronto il nostro collegamento. Buonasera e bentrovato a Gene Gnocchi. Gene! Ciao ragazzi, come stai? Ciao Gene, buonasera. Alzatemi un po' al ritorno per favore, perché lo sentiamo poco. Gene, c'hai la parrucca o no? No, non ce l'ho. Ah no, vabbè. Portate. No, non ce l'ho. Come stai? Vuoi che la metta? Vabbè, mettila, dai. Mettila, dai. Va bene, ecco, okay. Fatto, ce l'ho. Va bene. Come stai, Gene? Come hai passato l'estate? Hai lavorato? L'estate ho anche abbastanza lavorato, poi ho avuto delle avventure, perché ho avuto una storia... Ma extraconiugali? Sì, ho avuto una storia, ho avuto una storia con Charlize Theron. Mamma mia, sei un buon gustaio, no, sei Gene. Sai com'è, l'ho conosciuta a una festa dell'unità. Ma dice che alla festa dell'unità l'hai conosciuta? Sì, dice che ti ha corso dietro perché stavi andando via, no? La festa dell'unità a Miami, a Miami Beach. A Miami. La festa dell'unità a Miami. Certo. Sì. Ma tu gli hai detto quindi Miami a Miami? Certo, gli ho detto Miami, I love you, Miami. Grande. Che cosa hai fatto quest'estate? A livello professionale? Ho fatto un po' di seratine, ho finito di scrivere il teatro, debutto il 19 a Salso Maggiore, come vi dicevo. Il 22 sono a Novellara di Reggio Emilia e poi ho ricominciato con la televisione e pian piano... Insomma, senti, quanti soldi hai guadagnato? Dici fatturati o in nero? Fatturati, neri, lasciami stare. Ma no! Cioè, vuoi sapere il totale con sia nero che fatturato o solo il fatturato? No, vabbè, come vuoi tu. Come vuoi dire? Ho fatturato 715.000 euro. Beh, vabbè. Il nero, cioè, altrettanto. Considerando che avrei speso... considerando che ci hai avuto 15.000 euro di spese, praticamente ti sei messo in tasca. Senti, puoi mezzo. Ma sai che cosa ti puoi comprare? Un calzoncino di Ibrahimovic con questi soldi. A Miami costa la vita, non è che... A Miami... Questa mattina il nostro amico Gene Gnocchi, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, cosa che fa tutte le mattine, ha scritto: Conte spiega perché non schiererà Eriksen titolare con il Lugano, lo voglio preservare per il big match di venerdì con la Carrarese. Mannaggia. Ma dimmi una cosa, noi sono anni che ti chiediamo ogni volta se verrai a Roma a fare uno spettacolo, qualche cosa, ma... Guarda, io a Roma devo venire, però adesso il problema dei teatri è che sono un po'... Stanno aspettando che si capisca cosa possono fare i teatri, cioè se possono aprire col distanziamento, se possono aprire con tutti vicini ma con le mascherine. Certo. Credo che ci sia una riunione ai primi di ottobre in cui si saprà, perché siamo tutti in stand-by per partire con la stagione teatrale, ma perché chiaramente ci sono dei teatri che sono da 600 posti, possono tenerne solo 150, non hanno la capacità di comprare degli spettacoli. Capisci? Ma pensa anche a tutti quei teatri, no? Che vendono gli abbonamenti, che fanno i calendari. È un problema, un grosso problema. Non vendono niente perché non hanno la stagione. Ma certo. Non possono fare la stagione finché non capiscono quanta gente può stare in teatro. Non possono vendere. Senti, niente. Io ti devo dare una notizia seria, ma poco seria. Sì. Sei pronto? Sì. Io e Federico Terenzi
dalla prima settimana di ottobre, è vero, purtroppo. Questo è vero, è vero. Tutti i mercoledì sera faremo un laboratorio teatrale. Faremo un laboratorio teatrale e a giugno andremo in scena. Diretto dalla grande Maria Chiara Cimini, ecco. Quindi sarà lei. Non di Gene. Veramente. Ma potete mandarmi qualche film? Ma cioè, Gene, non hai capito? Io ti invio proprio la cassetta, ti invio proprio, però, proprio lo spettacolo. Però, Gene, tu mi devi fare un favore grande. Sì, dimmi. Perché poi tu devi fare in modo di venire quando andremo in scena. Ah beh, certo, per forza. Io ti voglio in prima fila, ma veramente te lo sto chiedendo. No, assolutamente, ma scherzi, ma assolutamente. Ma anche, capirai se mi perdo un obbrobrio del genere. Ovviamente Stefano sarà il protagonista, sì, detto già. Ha preteso questo, certo, immagino. Ha preteso questo, insomma. No, beh, nessun certo. Protagonista, no, scherzo, dai. È un laboratorio, come fai a essere protagonista grande. Se non sai neanche di che stai a parlare. Allora, Gene, stai seguendo questo calciomercato? È un po' che non ci sentiamo. Sì, lo sto seguendo. Allora, intanto volevo sapere che impressione ti ha fatto questo calcio senza gente. La verità mi ha un po' allontanato, devo dire. Sì, adesso riparte il campionato, però non c'è quella... Cioè, devo dire, non è così... Le vedi, le partite, perché le vedi, però non è, ti manca... Cioè, è una componente che manca, è inutile che ce lo diciamo, cioè, basterebbe, io ti dico la verità, cioè, mi basterebbe anche qualche migliaio di spettatori divisi, però sarebbe già un'altra cosa sentire le urla, sarebbe già un'altra cosa, invece così è molto freddo, molto lo vedo perché mi piace il calcio per forza, però non è che mi esalti, ecco. Scusate, intanto ho ricevuto 5-6 messaggi che ci dicono che la telefonata di prima era quel Federico, era Elmar Bergonzini. Ma tu te rendi conto? Ma tu dici che può essere? Poteva essere, non so se fa queste incursioni Elmar, potrebbe essere. Vi siete fatti fino a... Ma infatti io, vabbè, non voglio fare il fenomeno, se è stato lui non l'ho riconosciuto. No, non l'ho riconosciuto, però, perché è camuffato grande Elmar. Però insomma che era un po' stranetto, ci stava. Esatto. Vedi che non so, solo, eppure Elmar è un po' come me, un po' sui generis, hai visto? Infatti, ecco, questa è la bellezza. Vi vedo bene insieme. Ma io una trasmissione io e Elmar Bergonzini, perché no? Vabbè, tutto a posto. Allora diciamo con Gene in redazione, ma sarebbe clamoroso. Immagini. Sarebbe clamoroso, ecco. Certo. In redazione, perché a proposito, tu non saresti allora, a proposito, ma certo dietro le quinte, dietro le quinte il Pedauro dello Zucchero è diventato il best seller 2020. Questo Pedauro è diventato cagare, questo Gene vai a cagare. È il best seller 2020, cioè. Ma vaffanculo. Vabbè, però scusami, è un libro che hai scritto tu, perché ci devi mandare a quel paese? Scusami, mica è... scusa, sta in tutte le librerie, voglio dire, tanto, sì, domani, lo ricicciamo noi, lo ricicciamo. Ecco. Senti, Gene, è meglio però un calcio senza gente che senza calcio, no? Ah beh no, tutta la vita, ma scherzo, non è... No, tutta la vita calcio, però se mi hai chiesto se senza gente è un po' meno... Sì, cioè, ci gli manca quella... Cioè, d'altronde il calcio è fatto di queste componenti, lo stadio, il pubblico, la gente, la televisione, le interviste dopo partita, gente che urla, cioè ci sono queste... Se manca una o qualcosa manca, c'è niente da fare, d'altronde... Senti Gene, ma secondo te la Lazio può ripetere il campionato della scorsa stagione? E chi sarà secondo te la sorpresa, la mina vagante di questa Serie A? Senti Gene, mi fai una cortesia? Sì. Me lo puoi dire tra un minuto che andiamo in pausa? Certo. Ecco, certo. Un minuto, veramente un minuto in pausa e poi vediamo Gene cosa ci dirà. Bene, eccoci di nuovo in diretta su Radio 6, 98 e 100 e su Città Celeste TV, canale 85 del digitale terrestre. Buonasera di nuovo a Gene Gnocchi. Ciao Gene. Ciao Gene. Eccoci qua. Allora,
non so cosa stiano dicendo in questo momento su Sky. Andiamo un attimo in interconnessione. Devono rispettare un pochino la loro cultura. Si arrabbierà il mio amico Rino Tommaso, che Rino Tommaso che ha fatto una lotta per i playoff nel calcio per tanti anni. Io personalmente sono onestamente contrario. Io credo che la forza del calcio parlando Massimo Marianella, torniamo in studio perché c'era stato anche un intervento del presidente della Federcalcio Grevina. Il titolo è: come può cambiare il calcio, caro Gene? Si può veramente cominciare a pensare, come accennava Massimo Marianella, ai playoff, a una rivoluzione di questo calcio? Sì, però tu prima di andare in pubblicità mi hai chiesto chi sarebbe stata la squadra. Sì, sì, no, la sorpresa. Ti chiedo, o sai fare il tuo lavoro. La sorpresa è se la Lazio si può ripetere, dai. Prima questa e poi gli facciamo quest'altra di domanda. Ma stai scherzando? Ma cosa sei? Stai scherzando? Mi hai fatto una domanda? Io mi sono preparato su questa, scusa. Ti sei preparato durante la pubblicità? Ho capito, ma hai detto ne parliamo dopo la pubblicità. E allora voglio vedere quanto sei forte. Dimmi come può cambiare il calcio. Ma no, adesso invece rispondo su Gravina. Guarda, non ti la do sta soddisfazione. Vai. No, secondo me il calcio può cambiare. Cioè, leggevo, adesso parte gli scherzi. Leggevo, secondo me, l'introduzione dei playoff. Secondo me è un'idea, può essere un'idea, perché comunque il calcio si sta un po' estenuando, troppe partite, troppe cose. Allora, se ci sono tante partite, diamogli un certo sapore, e secondo me questa è una riforma da fare. Sulla rivelazione del campionato, io dico che il Milan, se prende Chiesa, fa una grande squadra, e secondo me la Lazio deve ancora fare delle cose in entrata, perché così la vedo un po' leggera. No, sì, la vedo un po' leggera. Questo è il rischio, che la Lazio sia un po' leggera, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Ti vedo scatenato sui social, sei entrato prepotentemente, Gene, anche su Facebook l'ho visto, che fai tante dirette, tante cose, sei scatenato. Sì, no, beh, ma questo qui è un mi diverto, perché faccio un po' parlo di calcio, mi piace, una mezz'oretta così tutti i martedì, analizzo il campionato e così mi diverto. Bella, ma tu ci autorizzi a prendere quello che dici e a mandarlo in onda in televisione? Ma certo, ma perché no? Mi pagate e vi... No! Vabbè, te paghiamo in nero, dai! No, ma no, ma cos'è questa cosa? Ma certo, in nero, quando vengo a Roma ci vediamo lì a un bar. Frusciante. Con la bustarella. E te do la bustarella. Mannaggia la miseria. Va bene. Senti, l'Atalanta, la tua, tra virgolette, Atalanta. Perché la mia? Perché l'anno scorso, nella scorsa stagione... Cioè, chi ama il calcio... È un fan, insomma, dai. Insomma, ti aveva impressionato, ho detto tra virgolette, sì, ovviamente. Sì, adesso però bisogna capire un po' questi nuovi che ha preso, che non si conoscono. Questo Lammers, non so, ha preso anche quest'altro, Miranchuk. Bisogna vedere se Ilicic riprende, sai, l'Atalanta. E poi, sai, l'Atalanta è difficile, cioè deve ripetersi, quindi non è facile. Però già il Papu che abbia detto non vado negli Emirati, o in America, dove doveva andare, per una barca di soldi è un bel segnale, perché insomma un giocatore come Papu Gomez che decide di rimanere vuol dire che sa che c'è un progetto forte, un progetto che va avanti. Quindi a me fa ben sperare l'Atalanta. Senti, invece, senza virgolette, il tuo Parma, Liverani può far bene? Secondo me il Parma può far bene, però dipende molto da questi americani qui che dovrebbero entrare. Questi qui adesso pare che abbiano preso il 70% con 65 milioni di euro, pare che sia una cordata, una siano seri, quindi il problema del Parma è che dovrebbero andare via dei giocatori importanti come Gervinho, Kučka. Dimmi il centrocampista, è già andato via alla Juventus l'altro, Kulusevski, no? Kulusevski era già. Sì. Ma dovrebbe andare via anche Bruno Alves, quindi sono delle colonne. Bisogna vedere, sai, il problema di questo campionato è che fino al 5 ottobre non sai mica chi però il Parma, se questa proprietà è seria, può far bene.
Liverani a me da giocatore mi faceva impazzire perché era lento, era più lento di me, eppure vedeva le cose 10 minuti sì, prima. C'era quindi una velocità pazzesca da fermo. Faceva girare il pallone, aveva una testa superiore. Sì, sì, lui è vero, ancora è prima vero di avere il pallone sapeva, ma sapeva cosa fare. Ma lui lo ha sempre detto, lui è un nostro amico, ha sempre detto. Ma Liverani è stato per le caratteristiche fisiche che aveva, ha fatto una carriera fenomenale. Ma fenomenale. Sì, sì, sì. E quindi io credo che uno con la sua intelligenza possa far bene anche da allenatore. Senti, ma Geni, questo Immobile sì, scarpa d'oro è stato poco sì, celebrato secondo te? Cioè, se fosse stato, sì, se fosse stato in una sì, grande squadra, cioè in una Milan, in Inter, in Juve, una grande squadra sarebbe, beh, guarda, ragazzi, una squadra del nord, volevo dire, è diventato, ecco, diventato scarpa d'oro, ha tolto una scarpa d'oro a gente come Messi, Ronaldo, cioè sembrava che fosse una cosa normalissima. Guarda, secondo me è stato poco celebrato anche dalla Lazio stessa. Io ti dico la verità, lo sapete che dico sempre quello che sì, penso. Sì, sì, è la verità. Cioè, voglio dire, qui a Roma... Uno che ha vinto la scarpa d'oro? Appunto, cioè, voglio dire... L'ultimo era stato Totti proprio. No, poi ricordiamo che scarpa d'oro a beneficio di coloro che magari dicono scarpa d'oro non sanno neanche quello che è. È praticamente il giocatore che ha segnato più gol in tutta Europa. Cioè, voglio dire, bombe... Capite che vuol dire? Cioè, io se fossi stata la Lazio l'avrei mandato a tutte le radio romane, a tutte le televisioni romane, a tutti i giornali, a tutte, non sa, niente, non è successo niente. Sembrava una cosa normalissima. Quindi se dobbiamo fare un briciolo d'autocritica, ecco, facciamola prima all'interno e poi all'esterno, perché se non facciamo le cose noi internamente non capisco perché poi ce la dobbiamo andare a prendere con gli altri, no? È come dire Roma è sporca, perfetto, però non buttate le cicche mentre guidate dalla macchina, non buttate la carta, non buttate i bicchieri, cercate di fare la differenziata, eccetera eccetera, e poi dopo prendetevela con chi non pulisce, senza entrare in discorsi politici che ovviamente non mi appartengono, ecco. Però se tu un giocatore come Immobile non lo celebri, tu immagina se Città Celeste ci avesse avuto un premio Pulitzer, che fai? Io fui un pazzivo, cioè l'avremmo mandato dappertutto. C'è da dire che anche, a dire la verità, anche, c'è anche da dire che questa pandemia ha smorzato un po' tutte gli entusiasmi. Lo so, Gianni, però comunque il campionato ha ripreso. C'è anche da dire che insomma questa pandemia ha un po' fiaccato tutte. Cioè, sì, è vero, andava celebrato diversamente, però è anche vero che qui siamo in mezzo ai morti tutti i giorni. Cioè, sì, poi queste cose qua purtroppo passano nel tempo. Senti, Gene, negli ultimi due minuti volevo chiederti un discorso molto serio perché ti appartiene anche. Come invece si ridisegna il mondo dello spettacolo? Cioè, io ho visto qualche produzione adesso che sta ritornando. No, io sono andato anche a teatro e c'era il 30%. Già, io sono andato a vedermi uno spettacolo sabato, il 30% di ingressi. Ma per esempio, il 30% di ingressi, come fanno attori e teatro a camparci? E infatti non ci campano. Se continua così rischiano di chiudere. Il problema è che noi siamo l'ultima ruota del carro e siamo una specie che evidentemente per il governo si deve estinguere, perché noi siamo considerati la spegua di Guitti, ma il governo non sa che per noi che andiamo in scena ci sono dei tecnici, dei macchinisti, degli elettricisti che lavorano, e quindi è una cosa che ormai noi siamo in attesa da 3 mesi che ci siano almeno una direttiva, no? Cioè, ci si è preoccupati giustamente di aprire le scuole, perché è giusto, che è una cosa primaria. Però anche noi lavoratori del mondo dello spettacolo sono mesi che stiamo aspettando che ci sia un'informativa che ci dica cosa dobbiamo fare. Questo ha fermato tutto, cioè non è che ha fermato me, che bene o male qualche lira l'ho messa via, ma ha fermato l'elettricista che sa la moglie e 2 figli da mantenere e che non sa che cazzo fare. Però allora, nella peggiore delle ipotesi, credo che bisognerà aspettare la prossima primavera, dove forse sì, però almeno sapere, allora aspettiamo la prossima primavera, però possiamo cominciare a vendere gli spettacoli per la prossima primavera. No, ho capito quello che vuoi dire tu, che ci sia una programmazione, perché senza programmazione che ci sia una visione della cosa, per cui si dice, è chiaro che non è che si possa, nessuno ha la sfera di cristallo e sapere
cosa si può, però se abbiamo deciso che dobbiamo convivere con questo virus, è giusto che ne convivremo, però dateci almeno la speranza che si riapra e fateci capire quando. Anche perché, Gene, non, questa potrebbe essere una buona notizia anche per voi. In Bundesliga, riparliamo di calcio, però sì, insomma è ovviamente è tutto legato a una ripresa, no? In Bundesliga sembra che, rientreranno il 20% dei tifosi all'interno degli stadi. Quindi insomma, questo anche spettacolo, diciamo, per la tua categoria potrebbe essere già noi aspettiamo che rientrino, ma qualche spettacolo col distanziamento l'abbiamo fatto anche quest'estate, però il problema dei teatri, come ti dicevo, è questo: se un teatro è di 400 posti, per pagare uno spettacolo che costa, non so, 5-6 mila euro, deve incassare tot, deve avere tutti che vengono. Se ci vanno in 50, non ce la farà mai. Quindi, Gene, però ti faccio una domanda e poi ti saluto. Ma tu ci andresti adesso a teatro? Io certo che Io sì, anch'io. Io ci andrei anch'io. Andrei, perché va promossa la cultura. No, no, ma indipendentemente dalla cultura, quella è un'ovvietà. Però voglio dire, la gente c'ha paura. No, va bene, la gente che va a teatro, perché poi i ragazzi, vedete che sono tutti, no? Highlander, però il teatro c'ha un pubblico grande, no? Vabbè, è lo stesso discorso del cinema. Insomma, sono tutti discorsi collegati. La gente certo che ha paura, ma come ti ho detto prima, non è che sia stato debellato, dobbiamo ripartire, però. Purtroppo vado di corsa, ti giuro. Ti giuro che da questa emittente tu avrai tutta la cassa di risonanza che vuoi per questo argomento. Certo, perché... Ma io approfitto del credito d'imposta per chi fa pubblicità. Bravo, che rientri. Ciao Gene Gnocchi. Mi hai fatto assorbire 6 pubblicità. Ciao amico nostro. Ciao. Sei un grande. Ciao Gene. Buona serata. Ciao Gene.